Il messinese prolunga anche orograficamente il continente della punta della Calabria, oltre lo stretto, nei rilievi dei Peloritani e poi nei Nebrodi, tra le coste dei due mari. Grandi viste sulla giacitura del capoluogo e sullo stretto si aprono dalla strada che sale allo spartiacque dei Peloritani fino alla Portella di Sanrizio, ma anche dall'autostrada verso Palermo. Messina appare come una città moderna, luminosa, di vie ampie e parallele, con edifici relativamente bassi, frutto della ricostruzione dopo il disastroso terremoto del 1908 e i danni della guerra. Della greca Zancle e di Messana, punti di partenza di una storia sempre basata sul porto e sul ponte tra Levante e Ponente Mediterraneo, rimane solo un ricordo. Sulla piazza del Duomo spiccano la cinquecentesca fontana di Orione e il Duomo stesso normanno, affiancato dal celebre campanile, con il complesso orologio meccanico ad automi inaugurato nel 1933. Sospese nel tempo le tele di Antonello da Messina e Caravaggio al Museo Regionale, suggestiva la collocazione dei mercati. E la tavola cittadina guarda alle coste e al mare più che all'entroterra montuoso. Prevale il pesce spada, specie a ghiotta, con pomodoro, olive, capperi, uva passa, ma anche alla griglia, col salmoriglio e in involtino. Poi i frutti di mare, le orate, i saraghi, le occhiate, il pesce azzurro, comprese le sarde a beccafico in variante locale. Popolari sono le melanzane, ripiene o la parmigiana, o con la salsa a condire la pasta. Tipico il maccu, la minestra di fave. E ottimi gli arancini, che si prestano, così come la granita di caffè con panna e brioche o la focaccia salata con acciughe, pomodoro, formaggio e scarola, a dare il benvenuto gastronomico a chi mette piede in Sicilia dopo la traversata in traghetto da Villa San Giovanni. I vini sono quelli rossi della DOC Faro, produzione esclusiva del comune di Messina, dai rilievi dei Peloritani, che chiedono abbinamenti coerenti con agnello e castrato. Ma in città c'è anche produzione e tradizione di birra, la birra Messina, che alla nascita nel 1923 si chiamava Trinacria o in siciliano Cenacria. L'olio viene dal versante tirrenico, la DOP Valdemone, e ionico o interno, Monte Etna DOP, sottozona geografica Valle dell'Alto Alcantara. Messina dunque è la Missina in siciliano, Messene o Messena in greco. È capoluogo dell'omonima città metropolitana, i cui abitanti sono detti messinesi. Sorge nei pressi dell'estrema punta nordorientale della Sicilia, Capo Peloro, sullo stretto che ne porta il nome. Il suo porto, scalo dei traghetti per il continente, è il primo in Italia per numero di passeggeri in transito. La sede universitaria di Messina è importante, è storica. Infatti la Studiorum Universitas fu fondata addirittura nel 1548 dallo stesso Sant'Ignazio di Loyola, il fondatore dei Gesuiti. Fondata dai siculi con il nome di Zancle, che nella loro lingua significava falce, venne ripopolata dai coloni greci, venendo rinominata Messana. Raggiunse quindi l'apice della sua grandezza fra il tardo Medioevo e la metà del 1600,
quando contendeva a Palermo il ruolo di capitale del Regno di Sicilia. Messa a ferro e fuoco nel 1678, dopo una storica rivolta antispagnola che comportò l'annientamento della sua classe dirigente, venne gravemente danneggiata da un terremoto nel 1783. Fu assediata durante la Rivoluzione siciliana del 1848 contro Ferdinando II di Borbone, subendo gravi danni. Nel 1908 un disastroso terremoto distrusse ancora una volta la città, quasi per intero, provocando la morte di circa metà della popolazione. Si trattava infatti del famoso terremoto detto di Messina, che comportò anche un grosso maremoto. Ricostruita a partire dal 1912, spesso in stile Liberty, la città moderna si presenta con una maglia ordinata e regolare di vie ampie e rettilinee in direzione nord-sud. È fuorviante introdurre alla città di Messina, annunciandola come città nuova, risorta dopo la catastrofe sismica del 1908, seppure avvertendo che essa conserva anche qualche insigne reliquia del glorioso passato. Visitare Messina per conoscere il suo significato culturale e storico è esperienza affatto dissimile dalla consuetudine che lega solitamente una città al suo visitatore. Qui è invece indispensabile capire l'essenza di un centro storico attraverso alcune spie ancora esistenti. La città nuova, infatti, come in una passeggiata nel tempo, va scoperta come ultima tappa, come appunto novità di un passato di tutto riguardo. L'anomalia della visita consiste in una duplice difficoltà di lettura. Molteplici frammenti storici rifluiscono incessantemente verso il nuovo, in un rapporto in cui il medesimo luogo li avvolga, li espropri, ma trattenendosi dal superarli, mai soffermandosi a nominarli. La forza sintetica del piano di ricostruzione novecentesco ha assorbito con determinazione le pause storiche, che altrimenti avrebbero alterato, se non impedito, la sua stessa realizzazione. Un visitatore delle fortezze di Sicilia, nella seconda metà del 1500, ebbe a scrivere a Filippo II: "La città di Messina, a mio parere, è posta nella più importante parte che sia in Levante, poiché frontiera da cui si dipartono i due poderosi regni di Napoli e Sicilia." Quindi il tema del Levante e l'altro della frontiera sono certo fondamentali nella storia di questa città. La causa determinante, infatti, che ha sempre radicato l'insediamento al suo attuale sito, deve verificarsi nella connotazione geografica che caratterizza la vita della vicenda storico-urbana. Assumere questa dimensione di frontiera nelle rotte tra Alto Tirreno e Levante e ancora tra i due viceregni non può, peraltro, che focalizzare in maniera inequivocabile la preziosità di un porto, autentico baricentro dei molteplici interessi mediterranei. Dal porto, dunque, trova di sicuro l'origine della città dello Stretto. Attraversando lo Stretto di Messina è possibile raccogliere e fissare dal mare, in un solo sguardo, l'intera città peloritana. Quasi al centro dell'arcata peninsulare, su uno sperone che avanza verso lo Stretto, è la torre o lanterna di San Raineri, opera di Giovanni Angelo da Montorsoli del 1555. Subì integrazioni ad avancorpo nella seconda metà del 1600 e nel secolo successivo ancora parzialmente leggibili. Più avanti, proprio sull'estremo lembo del braccio,
in corpo edilizio unico col torrione di Sant'Anna, e il Forte San Salvatore, opera avviata negli anni 1540 su progetto di Antonio Ferramolino da Bergamo. Sul sito del torrione circolare, all'estremità della falce, venne sovrapposta nel 1934 una stele sormontata dalla statua della Madonna della Lettera con la scritta Vos et ipsam civitate benedicimus, tratta dalla lettera che secondo la tradizione Maria inviò ai messinesi nel 42 d.C. Un'altra caratteristica architettonica che dà il benvenuto dal mare è la famosa palazzata, che in realtà non è quella originaria, ma quella relativa alla ricostruzione messinese del 1930. In realtà si tratta addirittura della terza palazzata. Infatti nel 1930 veniva indetto un concorso per gli edifici della nuova palazzata a mare di Messina. L'idea progettuale dominante, proposta dagli architetti Autore, Leone, Saponà e Viola, optava per una frantumazione di quel continuum edilizio che aveva fasciato per 3 secoli l'intera cortina del porto. Gli episodi edilizi che ne sarebbero conseguiti, di cui lo stesso Saponà sarebbe stato il più ricorrente tra i progettisti, dovevano rimarcare ulteriormente le interruzioni culturali, più degli stessi isolamenti, esibite dagli intellettuali italiani tra gli anni 1930 e 1950. Appropinquandoci verso l'interno, arriviamo alla bella piazza del Duomo, che reca a fondale della via Primo Settembre la cinquecentesca fontana di Orione, e l'intero fianco destro della piazza è delimitato dall'ampio prospetto del bellissimo Duomo, che nonostante le numerose ricostruzioni conserva le linee generali della struttura medievale. Fu edificato in età normanna e fu consacrato nel 1197 con il titolo di Santa Maria, presente Enrico VI di Svezia. Nel 1254 un incendio distrusse gran parte del soffitto a travature dipinte. Nei secoli XIV e XVI, quindi 1300 e 1500, la chiesa fu abbellita, in particolare con l'aggiunta di nuovi altari e delle relative opere d'arte mobili. Ma la cosa molto interessante e caratteristica del Duomo è sulla sinistra della facciata. Sorge isolato è il campanile, alto 60 metri, con la cuspide, al quale è consentita la salita. Fu eretto su progetto di Francesco Valenti e contiene un orologio meccanico, il più grande del mondo, costruito dalla ditta Ungerer di Strasburgo e inaugurato il 13 agosto 1933. Perché è interessante? Perché su ogni lato della torre, in alto, un quadrante luminoso indica le ore e fin qui tutto nella norma. Nei lati sud e ovest sono figurazioni e automi. Nel lato sud, verso la chiesa, il campanile presenta, dal basso in alto, il quadrante del calendario, un'iscrizione
che ricorda la costruzione dell'orologio, il quadrante del sistema planetario, con un meccanismo di 35 ruote. Poi sopra la prima bifora, un globo che indica le fasi lunari. Nel lato ovest, pure dal basso in alto, un primo quadro con 7 figurazioni dei giorni della settimana, un secondo quadro con 4 figure dell'età dell'uomo, una ogni quarto d'ora. Alla fine appare la morte con la falce. Nel terzo quadro c'è il santuario di Montalto. Il quarto quadro ha 4 scene evangeliche: il presepio, l'epifania, la risurrezione e la Pentecoste. Il quinto quadro con la scena della consegna della lettera della Madonna agli ambasciatori di Messina. Al di sopra una bifora con 2 campane, quella dei quarti fusa nel 1679 e quella delle ore nel 1590. E sul davanti un gallo dorato tra le statue di Dina a sinistra e Clarenza a destra. E chi erano queste due ragazze? Sono state le eroiche partecipanti all'insurrezione popolare contro le truppe di Carlo d'Angiò nell'agosto del 1282. Dinanzi, infine, c'è l'ultima bifora con un leone dorato portabandiera.